Raptor 4x4, produzione e vendita accessori per fuoristrada. Più di 3.000 articoli subito disponibili, ordini telefonici e online, spedizione in tutta Italia con pagamento alla consegna. T-Rex, All Makes, Terrafirma, Marlow Ropes, KBX, www.raptor4x4.it. Traction 4x4, azienda leader nella vendita di prodotti di alta gamma per fuoristrada. Sul sito www.traction4x4.it troverai un catalogo completo di prodotti, novità e tante offerte. Acquista direttamente online e ricevi comodamente a casa tua i migliori prodotti per il tuo 4x4. TopGear.it, progettazione, produzione e vendita di tutti gli accessori per il tuo fuoristrada. Migliaia di prodotti disponibili immediatamente a magazzino, progettati e personalizzati da chi il fuoristrada lo pratica da sempre. Acquisti semplici, veloci, con pochi clic, senza obbligo di iscrizione. Visita il sito www.topgear.it. Si è svolta in due intense giornate la seconda edizione del raduno fuoristrada Città Castelnuovo nei Monti, in provincia di Reggio Emilia, organizzato dallo storico club team Reggio Fuoristrada. Effettuate le iscrizioni al raduno, non sono mancati i tradizionali controlli, che hanno visto protagonisti pneumatici, assetti e verricelli. Quattro chiacchiere tra gli amici, consegna del roadbook e il via per questa seconda edizione del raduno Castelnuovo nei Monti. Situato nell'Appennino reggiano, l'abitato di Castelnuovo nei Monti si estende in una conca racchiusa da tre colline coperte di conifere messe a dimora nel corso degli anni 20. Monte Castello, Monte Forco e Monte Bagnolo. Su per queste colline si è disputata la seconda edizione del raduno di fuoristrada puro e passeggiati in off-road, con numerosissimi equipaggi provenienti da tutta la regione e dai territori limitrofi, permettendo così all'evento di raggiungere un numero di assoluto rispetto. Il Team Reggio Fuoristrada è un'associazione non a scopo di lucro, che organizza raduni nazionali e gite sociali, principalmente nelle terre emiliane. Il team è soprattutto Protezione Civile e Onlus e sono iscritti all'albo provinciale regionale e dal coordinamento provinciale di Reggio Emilia. L'associazione svolge in ambito di Protezione Civile attività per la gestione di eventi di rischio idraulico, sismico e sgombero delle strade a causa di allagamenti o frane. Quest'anno è ricorsa la seconda edizione del Raduno nei Monti, una delle numerosissime manifestazioni che organizzano. Si erano prefissati di proporre qualcosa di speciale che potesse rimanere nella memoria dei partecipanti. E alla luce delle numerose adesioni che hanno visto la partecipazione di decine di equipaggi tutti entusiasti, crediamo che lo scopo prefissato sia stato raggiunto. Vista la prima edizione dello scorso anno, considerato che il club è uno dei più frequentati dai possessori emiliani di fuoristrada, il secondo raduno Città di Castelnuovo nei Monti non poteva che essere anche quest'anno un grande successo. Castelnuovo nei Monti è da secoli il più importante centro servizi e fulcro delle attività economiche nella montagna reggiana, grazie alla posizione centrale tra le vie di comunicazione che congiungono la pianura alla Toscana ed i territori montani delle province di Modena e Parma. Il raduno non competitivo con roadbook di 60 km è stato fatto fra impegnative salite su mulattiere e passaggi nel sottobosco, con alcune varianti leggermente più impegnative, ma non hard. Questo perché il team Reggio Fuoristrada ha avuto le autorizzazioni dell'ente Parco Nazionale Appenninico Tosco Emiliano per entrare nel parco per qualche chilometro garantendo la salvaguardia del territorio. Anche per questo i lavori di preparazione del percorso sono stati molto limitati
proprio per salvaguardare il territorio, e ne è venuto fuori un tour estremamente spettacolare dal punto di vista paesaggistico e apprezzato da tutti i partecipanti, che hanno dato feedback altamente positivo. Gli equipaggi hanno dimostrato ancora una volta di sapersi divertire dietro al volante delle loro 4x4 e, come succede oramai da diversi anni, fa piacere vedere il numero sempre maggiore del gentil sesso al volante di poderosi fuoristrada. La vegetazione delle colline dell'Appennino tosco-emiliano è molto fitta e si compone prevalentemente di querceti e faggeti che si estendono a margine delle coltivazioni. I percorsi di questo secondo incontro a trazione integrale sono stati letteralmente presi d'assalto da fuoristrada di ogni marca e modello. Per tutti, salite e discese su mulattiere con svariati chilometri tra le colline boschive della zona dove le piste sono state i principali ostacoli affrontati, spesso con collaborazione dello staff organizzatore di Verricelli e Strops. Artefici di questo bell'evento a trazione integrale è stato lo staff al completo del Team Reggio Fuoristrada, che assieme ai numerosi competenti collaboratori ne ha scelto tracciati e realizzato i percorsi. Anche in questa edizione si poteva scegliere se fare o meno tutte le varianti più impegnative tra differenti e crescenti livelli di difficoltà. Per gli equipaggi è stato così possibile divertirsi e mettere alla prova la propria capacità alla guida e l'equipaggiamento del proprio fuoristrada. In origine il percorso richiedeva un discreto impegno alla guida, ma non fosse che il terreno molto asciutto dei giorni precedenti lo ha invece reso decisamente più abbordabile, richiedendo poco la collaborazione degli organizzatori per superare i tratti più tecnici. E ancora l'immancabile itinerario più impegnativo, richiesto sempre comunque a gran voce, ha avuto anche in questa seconda edizione del raduno di Castelnuovo nei Monti un ottimo afflusso di partecipanti esperti che si sono destreggiati alla guida di mezzi preparatissimi sotto la supervisione del pubblico molto divertito. Spettacolari tutti i passaggi nel sottobosco, dove tutti i mezzi si sono comportati egregiamente anche con alcuni passaggi di livello medio e arricchito da varianti, sempre facoltative, in cui anche i piloti più esperti, complici i tratti più difficili, sono stati messi a dura prova. Se il divertimento off-road non è mancato, anche gli interventi dei numerosi mezzi messi a disposizione dall'organizzazione del club lungo i punti più impegnativi del percorso non sono stati da meno. Proprio questi ultimi hanno impegnato i veicoli iscritti con passaggi più tecnici, richiedendo, in più di un'occasione, un impegno maggiore e alcuni consigli dello staff per superare difficili tratti scoscesi. Il tour di 60 km ha previsto due soste enogastronomiche per assaporare i prodotti tipici locali durante il percorso. Uno a metà mattina presso il ristorante La Baita d'Oro e l'ultimo presso l'antico Bar Magnani, soste molto apprezzate dai partecipanti. Il terreno molto ripido ha fatto il resto, tant'è che le 4x4 gommate con performanti tassellate hanno dovuto ricorrere, fra l'incitamento del pubblico, a manovre spettacolari per poter superare i punti più insidiosi.
Sempre preziosi i consigli forniti dallo staff del team Reggio Fuoristrada, che hanno permesso a molti equipaggi, alle prime armi ma anche ai più esperti, di oltrepassare con le giuste manovre a quattro ruote motrici gli ostacoli naturali e le varianti più impervie. Sono qua in amicizia il mio copilota e tante altre persone che conosco. In amicizia abbiamo fatto questo raduno, anche gente nuova, per fortuna, che fa sempre buon sangue, conosce le persone, molto affiatati. Abbiamo fatto questo raduno, nel quale eravamo tranquilli dell'organizzazione, perché conosco le persone che si sono operate in tal senso, quindi non avevo dubbi sulla riuscita della cosa. E quindi siamo qua appena rifocillati, appena rientrati, un po' stanchi ma contenti, e quindi a buon ripetersi. L'entusiasmo dei partecipanti, abbinato a quello del pubblico che ne ha costantemente seguito le imprese a quattro ruote motrici, si è rivelato ancora una volta uno degli ingredienti fondamentali di questo appuntamento organizzato dal club, che fa ben sperare per l'organizzazione delle prossime edizioni. Passaggi tecnici e chilometri, chilometri di panorami turistici hanno fatto e fanno del raduno emiliano un successo inaspettato, decisamente apprezzato dagli off-roaders emiliani che si sono presentati allo start. Questi percorsi altamente suggestivi sono stati permessi grazie al parere favorevole dell'ente Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano, che ha permesso di entrare nel parco anche solo per qualche chilometro, garantendo così la salvaguardia del territorio. Il team Reggio Fuoristrada è riuscito con organizzazione, simpatia, accoglienza e un'ospitalità unica nel genere ad attirare al loro paesello numerosi equipaggi con i loro veicoli da fuoristrada e una gran quantità di curiosi, trasformando per una domenica il piccolo paese in una grande city 4x4. Il team Reggio Fuoristrada ha anche organizzato il 13° raduno Valle del Secchiello a Villa Minozzo, Reggio Emilia, dove sono stati raccolti fondi pro terremotati. Quindi partecipare a questi eventi non è solo divertente, ma è anche consigliato per aiutare questi club organizzatori a continuare a fare del bene sia al territorio che li ospita, che a persone meno fortunate. Ciao a tutti, siamo a Castelnuovo Monti in provincia di Reggio Emilia, specificamente sul livello del mare, alle porte del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano. Come team Reggio Fuoristrada abbiamo organizzato per il secondo anno il raduno città di Castelnuovo Monti, un percorso vario che si è sviluppato su 60 km di fuoristrada, con alcune varianti, chiamiamole più impegnative perché non erano dei veri e propri hard, visto che abbiamo avuto l'autorizzazione dall'ente del Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano di poter attraversare parte del parco. Per cui i lavori che si potevano fare sono stati abbastanza limitati, però il percorso si è snodato per quei 60 km, per cui è molto lungo, divertente, un buon numero di partecipanti, siamo contenti dei risultati che abbiamo ottenuto, soprattutto dei riscontri positivi che la gente ci ha dato per questo raduno, soprattutto da un punto di vista paesaggistico, per quello che può offrire il nostro territorio. Siamo contenti di come è venuta la manifestazione, c'è stato un buon numero di partecipanti, li troviamo tutti soddisfatti all'arrivo, per cui per noi è una nota molto positiva e ci fa ben sperare per il lavoro che ci sarà a venire per i prossimi anni. Visto che la seconda edizione siamo ancora all'inizio, come struttura organizzativa
e il resto speriamo di poter lavorare meglio gli anni a venire, e tutto fa esperienza. Volevo ringraziare per questa giornata gli amici da Parmigiani Assicurazioni, che ci hanno permesso come sponsor di portare a termine questa fantastica operazione di questa giornata. Arrivederci a tutti, ci vediamo l'anno prossimo. L'appuntamento quindi è per il prossimo anno, sempre con il team Reggio Fuoristrada. Contenendo micropolveri di particelle di ceramica, il trattamento della Ceramic Power Liquid crea un rivestimento protettivo che, eliminando gli attriti, rende più fluido il movimento delle parti meccaniche. Ceramic Power Liquid, la fonte della giovinezza dei motori. Giunta alla sua 16ª edizione, la 4x4 Fest di Marina di Carrara continua a convincere, soprattutto per aver avuto la capacità di rinnovarsi e di proporre spunti sempre nuovi per gli appassionati del settore. Il brand di FCA ha registrato 1500 test drive a bordo dei suoi SUV, che hanno affrontato il ponte alto 6 metri e con pendenza di 45 gradi e le cave di Massa Carrara. Altra importante presenza, quella della Dakar, testimoniata dalla presenza di Edo Musso, ambasciatore della Dakar in Italia. Novità e modelli più osservati non solo quelli di marchi come Jeep, Suzuki e Land Rover, e per la prima volta anche Toyota, ma anche Mitsubishi, marchio da sempre presente a Carrara con la costanza che ha portato la nuova ASX in anteprima nazionale. Battesimo per il Suzuki Jimny Shinsei al 4x4 Fest di Carrara. Si tratta di una serie limitata di 100 esemplari. Omaggio al primo vero fuoristrada compatto, nato nel 1970, anno di lancio del modello LJ10, commercializzato in Giappone con il nome Jimny. Nel cuore del 4x4 Fest, Suzuki Italia non può che essere protagonista, e lo è in una maniera diversa dal solito, con uno stand che porta la natura all'interno dello stand di Suzuki Italia. Oltre alla natura portiamo anche una novità per gli appassionati, una novità diciamo speciale, è il Jimny Shinsei. Shinsei in giapponese vuol dire sacro, e per noi il Jimny è davvero sacro. Infatti quello che vedete alla mia sinistra è il nuovo Jimny Shinsei, che replica esattamente quello che vedete alla mia destra, ovvero la mamma se non la nonna, l'LJ20. L'LJ20 è un'auto diciamo che il mercato europeo non ha avuto la fortuna di avere, perché è stata destinata sempre al mercato giapponese. Negli anni 80 invece è arrivata all'interno del mercato europeo il Jimny. Con il Jimny Shinsei abbiamo cercato di rappresentare al meglio quello che è l'evoluzione delle nostre radici. Infatti per noi il Jimny è sempre stato un simbolo del nostro marchio, il capostipite, e con il Jimny Shinsei abbiamo cercato di riprodurre quelli che sono tutte le caratteristiche principali dell'LJ20. Partiamo dalla vernice metallizzata, un colore dark yellow 70s creato appositamente per il mercato italiano, per poi passare ai cerchi lega rigorosamente neri come quelli della mamma se non la nonna dell'attuale Jimny, per poi passare ai dettagli bianchi che sono quelli del paraurti anteriore. La novità principale viene rappresentata dal nuovo tetto apribile elettricamente, che porta il cielo all'interno della vettura.
Il tutto completato da una telematica di nuova generazione, navigatore con Apple CarPlay e Mirror Link, che permetterà al vostro smartphone di essere sempre integrato all'interno dell'auto. Non dimenticando però che la cosa più importante è mantenere mani sul volante e occhi sulla strada. Per l'accessoristica sono ben 100 le aziende presenti che hanno catalizzato l'attenzione del grande pubblico, con stand letteralmente presi d'assalto per tutte le novità di prodotto e acquisti scontatissimi da fiera. Tra queste ci siamo imbattuti alla Raptor 4x4, con lo staff al gran completo per soddisfare tutte le richieste dei clienti. Ciao a tutti, sono Marvin della Raptor 4x4. Oggi ci troviamo nella fiera di Carrara, il 4x4 Fest, la nostra 10ª edizione. Grandi novità come al solito, grande tutto, giornate complicate per tante persone, tanto interesse come al solito in tutte le novità, in tutte le preparazioni che facciamo, tutti i pezzi di ricambio, parti speciali che ci abbiamo. Abbiamo fatto per gli assetti estremi degli ammortizzatori che vediamo qua, gli ammortizzatori con il serbatoio separato come avevamo già in passato, ma con una regolazione ad 8 step. 8 step di regolazione vuol dire che si possono tarare gli ammortizzatori a seconda del tipo di tracciato che si va a fare e in 8 regolazioni differenti. Altra grande novità sono le frizioni rinforzate Raptor 4x4. Si tratta di, in questo caso, tutti i tipi di Land Rover, quindi Defender, Discovery 1, Discovery 2, fino al 300 TDI, dal TD5 e anche TD4, e anche realizzata in versione HD per il Suzuki Samurai 1003. Un'altra novità che presentiamo in occasione è le barre Panhard del Patrol GR Y61 3000. Il 3000 è un tipo di Y61 molto frequente, che ha un attacco dell'ammortizzatore di sterzo differente rispetto ad altri, per cui è stato studiato un tipo di Panhard un po' particolare, dove alla fine, come si può vedere qui, ha una regolazione invece che con boccole normali come dall'altra parte, con un Raptor joint. E la novità particolare di quest'anno è che, oltre che avere i blocchi per Land Rover, Toyota, Patrol, come tutti storicamente abbiamo già da diversi anni, abbiamo introdotto anche il Toyota BJ71, il Patrol TR e tutti i Wrangler. Altra novità in casa Raptor 4x4 sono i mozzi a ruota libera del Toyota, che prima non avevamo in magazzino, invece adesso dallo studio Tyrex è venuto fuori anche questo mozzo a ruota libera, ovviamente rinforzato e robusto come gli altri del Suzuki, del Patrol, dell'Isuzu e di altri fuoristrada, quasi tutti fuoristrada, Mitsubishi. Abbiamo aggiunto anche alla linea anche i mozzi per il KZJ e LJ70. Grazie a tutti, anche quest'anno è stato un successo, grazie a Offroad TV, grazie a tutti i clienti fiduciosi nella Raptor 4x4. Un saluto da Carrara, dal 4x4 Festa, al prossimo anno. Tra le aziende storiche più apprezzate per il benessere dei motori delle fuoristrada, abbiamo fatto tappa alla Ceramic Power Liquid, che ha esposto al pubblico i benefici sull'utilizzo dei suoi prodotti. Ebbene, buonasera, come ogni anno abbiamo l'incontro con il grande Tom Raibe, giusto? Cosa ci racconti? In principio si dice Raibe, ma tutti dicono Tom, restiamo sul Tom così. Ok, restiamo sul Tom. Oggi siamo stati un'altra volta qua a Massa, siamo anche domani, e abbiamo visto un'altra volta, come tutti gli altri, tanti clienti che erano magari scettici un anno fa, 2 anni fa. In frattempo hanno utilizzato il nostro prodotto e gran parte è venuto a prendere il secondo flacone per la macchina della moglie, a fare trattamento su cambio o sul differenziale, così via. Io tutto sommato sono ottimista che le cose vanno avanti, e vanno avanti sulla strada, giusto? Cos'altro c'è da dire? Allora, cosa possiamo dire? Questo, vuoi raccontarci qualcosa di qualche prodotto in particolare? No,
Goda, abbiamo fatto, mi sa, con voi una decina di interviste. Purtroppo abbiamo fatto solo 9 prodotti nuovi, dove devo iniziare a ripetere, ma forse vale la pena, perché purtroppo anche dopo 25 anni c'è ancora tanta gente che è un po' sfiducioso, e noi sul nostro sito, l'uno l'altro visto, abbiamo portato oltre 1500 testimonianze scritte, e lì c'era una gran parte di gente che dice: io inizialmente ero scettico, mi sono fatto convincere dal bravo venditore, che non è vero, non sono un bravo venditore, io sono più del 100% convinto che ogni flacone che voi acquistate, supponiamo che avete speso 50 euro, supponiamo anche 100, questi 100 euro che voi avete speso qua vi tornano durante i prossimi 100.000 km 3, 4, 5 volte indietro. Tutto lì, ragazzi, io ho finito aria. Va bene, e io sono molto contento ogni volta di chiacchierare con te. Abbiamo già spiegato tutto. Comunque, se qualcuno vuole sapere qualcosa di più, www.ceramicpowerliquid.com. Ci vediamo l'anno prossimo. Tra le aziende leader del settore abbiamo fatto visita alla Traxion 4x4, che sponsorizza anche il campionato estremo di fuoristrada 4x4 XTC. Ciao a tutti, oggi parliamo dei nostri ammortizzatori XT Automotive. Abbiamo tre tipi di ammortizzatori. Tutti e tre i tipi sono prodotti al 100% in Italia. È una cosa a cui teniamo perché è un prodotto di altissima qualità. Abbiamo il primo modello, quello che facciamo ormai da quasi 10 anni. Abbiamo l'XT1. L'XT1 ha la caratteristica di avere un corpo da 61 mm, un parastello da 71 mm, un pistone interno da 38 mm. Questo più o meno lo produciamo per tutte le applicazioni di fuoristrada. La caratteristica di questo ammortizzatore, come degli altri XT, è di avere un fine corso interno resistente fino a 5.000 kg trazione. Questo vuol dire che non si strappa in escursione. Un'altra caratteristica molto importante degli XT Automotive è che sono revisionabili. Questo significa che sono virtualmente eterni, cioè noi possiamo revisionarli, cambiare la frenatura, cambiare l'olio, cambiare le valvole, e quindi se mai si dovessero scaricare li possiamo far tornare nuovi. Se uno vuole adattare la frenatura alle esigenze, possiamo anche farlo, cambiare quindi la frenatura per adattare a tutti gli usi del fuoristrada. L'altro modello che facciamo già da molti anni è il Ride Version. La caratteristica del Ride Version è un ammortizzatore molto grosso in dimensione, ha un corpo da 72 mm, uno stelo da 25 mm e un pistone interno da 45 mm. Per le sue dimensioni lo produciamo solo per Nissan Patrol GR e Land Rover Defender. La novità che abbiamo portato quest'anno è il Pro Version. Il Pro Version, dice il nome stesso, professionale. È una via di mezzo come dimensioni tra l'XT1 e il Ride Version. Ha un corpo da 65 mm, uno stelo da 20 e un pistone da 45 mm. Sempre ovviamente un fine corso interno resistente a 7.000 kg questa volta. E la caratteristica principale è un olio speciale 100% sintetico resistente a qualsiasi sollecitazione. Questo ammortizzatore garantisce una frenatura sempre costante in qualsiasi utilizzo estremo, che sia africano, che sia una competizione estrema, qualsiasi. Come sempre, ovviamente, accoppiamo a questi ammortizzatori le nostre molle XT Automotive, anche queste prodotte al 100% in Italia, molle molto confortevoli, molle che accoppiate ai loro ammortizzatori danno un'ottima escursione dei ponti, diciamo un ottimo prodotto per chi vuole fare fuoristrada. Anche per oggi abbiamo finito, ci vediamo alla prossima puntata. Grazie. Ciao. Ciao. Vi presento un altro prodotto a marchio Extreme. Sono i distanziali per le ruote che noi produciamo per tutti i SUV e tutti i fuoristrada. Ogni veicolo ha il suo modello specifico, come vedi ci sono tutta una serie di codici specifici per ogni macchina, ed entrando un po' nel dettaglio, eccone qui uno che è realizzato in duralluminio ricavato dal pieno con delle colonnette in acciaio e una finitura di anodizzazione finale che serve ad evitare qualsiasi ossidazione nel tempo. Il montaggio del distanziale sulle ruote consente di allargare la carreggiata, di conseguenza
diminuire il baricentro e aumentare la stabilità del veicolo, sia su strada che in fuoristrada.